Ciao, buon pomeriggio a tutti, un po' che non ci vediamo, periodo sicuramente intenso di attività, di iniziative, buone notizie per Fratelli d'Italia in continua crescita, secondo tutti i sondaggi, sono contenta di questo. Ieri ho incontrato almeno tre persone che mi hanno detto: guarda, stavolta ho deciso, la prossima volta ho deciso di votare per Fratelli d'Italia. Quando mi dicono così io chiedo sempre: che votavi prima? Per capire, no? Che cosa accade nella società italiana? E mi hanno risposto tutti e tre la stessa cosa. Mi hanno risposto tutti e tre che prima votavano il Movimento 5 Stelle. E li capisco. Li capisco perché il Movimento 5 Stelle, è oggettivamente il partito che nella storia d'Italia ha tradito di più. Movimento 5 Stelle, nell'ultimo anno, ha tradito esattamente tutto quello che aveva promesso. Ha tradito tutto quello su cui si era impegnato, perché, insomma, ripercorrendo l'ultimo anno e mezzo e mettendolo a confronto con le dichiarazioni fatte e gli impegni presi nei, diciamo, 5 anni precedenti, io ricordo quando Movimento 5 Stelle diceva, quando Di Maio diceva: noi non intendiamo allearci con nessun partito, noi non faremo governi d'inciucio. Noi andremo al governo e chiederemo di volta in volta la fiducia in Parlamento sui nostri provvedimenti. In realtà intendeva: noi siamo pronti ad allearci con qualunque partito che ci consenta di stare comodamente seduti sulle nostre poltrone, basta che non ci mandano a casa. Io ricordo quando Di Maio diceva: non mi alleerò mai con la Lega, vi pare che un napoletano come me potrebbe allearsi con qualcuno che cantava Vesuvio lavali col fuoco? Si sono alleati con la Lega. Io ricordo quando Di Maio diceva: ma Renzi, noi siamo l'alternativa, noi non ci siederemo mai neanche al tavolo con Renzi. Di Maio oggi prende ordini da Renzi. Il PD è il partito di Bibbiano. Mai avremo qualcosa a che fare con il partito di Bibbiano. Sono al governo con il partito di Bibbiano. In Umbria, noi non faremo patti col PD. Sono andati in coalizione col PD. Ma non è una coalizione, è un patto civico. Perché poi pensano pure che la gente sia imbecille. Poi mi ricordo quando dicevano, questo lo diceva qualche mese fa Di Maio, fra 6 mesi questa Unione Europea non esisterà più. Poi Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che è stata eletta in piena continuità con Jean-Claude Juncker, è stata eletta con i voti determinanti del Movimento 5 Stelle. Cioè, questa Europa esiste ancora con il voto decisivo e grazie al voto decisivo del Movimento 5 Stelle. Io ricordo quando Di Maio diceva: Monti, il governo Monti. Di Maio fa il ministro grazie al voto del senatore a vita Mario Monti, che sostiene questo governo e sostiene lui. Io ricordo quando il Movimento 5 Stelle diceva: beh, noi andremo in Parlamento per cambiare tutte le regole del gioco. Noi apriamo il palazzo come una scatoletta di tonno. Poi sono andati al governo e sono sparite le dirette streaming. Non si è saputo più niente. Ricordate la diretta streaming famosa in cui Beppe Grillo andava a fare vedere: vogliamo che gli italiani sappiano cosa si dice nei tavoli quando si fanno le trattative? Puff, sparite. C'è mai stata una diretta streaming del contratto di governo? C'è mai stata una diretta streaming di quando si sono messi a tavolino col PD, con Renzi, con Speranza e quelli di Articolo 1 per fare il governo giallo-rosso? No, le dirette streaming non le hanno fatte. Ma del resto io ricordo anche quando il Movimento 5 Stelle diceva che lui era il paladino della democrazia diretta, uno vale uno, i cittadini devono contare, il potere al popolo. E poi non si è più potuto votare. Non si è più potuto votare perché, siccome sanno che gli italiani non votano per loro, adesso gli italiani non possono votare più. E ci vengono pure a spiegare che mentre non si può votare, addirittura insultano quelli che scendono in piazza per dire: non vogliamo questo governo, come hanno fatto 30.000 italiani di lunedì mattina quando hanno chiesto la fiducia. Ci vengono addirittura a spiegare che invece è un grande esercizio di democrazia quegli amici di Casaleggio che votano sulla piattaforma della Casaleggio Associati per dire sì al governo.
Qualcuno dei 5 Stelle ha detto il più grande esercizio di democrazia. No, il più grande esercizio di democrazia sono le libere elezioni, quelle che voi non volete che si possano celebrare perché sapete che non andrebbe bene per voi. Anche questo è stato un principio tradito. Ma su tutto c'è il tema dei privilegi, la lotta alla casta, basta privilegi. Ad aprile scorso è uscito un articolo secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi Giuseppe Conte 1, aveva bandito un concorso per l'acquisto di nuove 8.000 auto blu. 8.000. Di Maio tuonò ad aprile: se è vero, bloccheremo il bando. Non se ne è saputo più niente. Spero che sia vero. Vi ricordo questa notizia e chiedo ufficialmente a Luigi Di Maio di dirci se è riuscito a bloccare il bando per l'acquisto di nuove 8.000 auto blu da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi c'è il ministro Trenta, che si è tenuta la casa che gli avevano dato da ministro. Poi è uscito sui giornali, ha detto che se la voleva tenere lo stesso, poi l'ha dovuta restituire, dice che lei pagava 500 euro di affitto, oggi esce sui giornali che pagava 140 euro di affitto da ministro per una casa, 140 euro. Oggi esce anche un'altra simpatica notizia, che io spero l'ex ministro Trenta possa smentire, e cioè che la Trenta pare mandasse l'auto blu a casa per prendere il suo cane e portarlo al ministero, con l'auto blu e il barboncino al ministero, prelevato, pare, temo, dai militari, dalla scorta. Vorrei capire chi andava a prendere il cane del ministro per portarlo con l'auto blu al ministero, perché sarebbe davvero troppo se i nostri uomini in divisa fossero davvero utilizzati dopo tutta la formazione che hanno e l'autorevolezza che devono avere per portare il cane al ministero. Davvero sarebbe intollerabile una cosa del genere. Questo è il Movimento 5 Stelle a grandi linee, perché si potrebbe andare avanti per ore, e quindi ovviamente io capisco gli italiani che dicono: ma mi sono sentito tradito, mi sono sentito tradito, mi ha detto uno ieri, mi sono sentito tradito, mi mordo le mani per averli votati. E del resto anche i risultati, voglio dire, al governo non mi sembrano entusiasmanti. Stamattina è uscita la notizia che sono stati arrestati 9 mafiosi, spacca una cosa tipo mafiosi spacca ossa, era il titolo dell'articolo che ho letto, mafiosi spacca ossa, 9 mafiosi arrestati, 5 prendevano il reddito di cittadinanza. Anche, voglio dire, diciamo, personaggi di vertice di alcune famiglie, cioè proprio cupole, famiglie mafiose, prendevano il reddito di cittadinanza. E poi abbiamo visto spacciatori, brigatisti, abbiamo visto di tutto. L'avevamo previsto, Fratelli d'Italia aveva presentato una serie di emendamenti che sono stati puntualmente bocciati per impedirlo, ma il reddito di cittadinanza, come avevamo detto, non sta andando a chi ha davvero bisogno, sta andando a una serie di realtà, di categorie di persone che, francamente, secondo me non dovrebbe aiutare lo Stato, come questi mafiosi spaccaossa che percepivano, 5 su 9 di quelli che sono stati arrestati, il reddito di cittadinanza. Potremmo ricordare che sta chiudendo l'Ilva, 20.000 persone che andranno a casa grazie a questa cosa geniale di togliere lo scudo penale e consentire ad ArcelorMittal di avere un alibi per scappare più velocemente dall'Ilva di Taranto, giacché nessuno si è accorto che nel 2018 la Cina ha quadruplicato le sue esportazioni di acciaio a basso costo in Europa, e quindi, diciamo, era anche prevedibile che ci sarebbe stata un po' una crisi del siderurgico in Europa. Non l'abbiamo previsto. Del resto, Di Maio, da ministro dello sviluppo economico, aveva aperti, credo, 288 tavoli di crisi aziendali e non ne ha risolto neanche uno su un piano industriale. Cioè, al massimo hanno dato la cassa integrazione, ma, diciamo, cercare di salvare queste aziende non ci si è riuscito praticamente da nessuna parte. Potremmo ricordare il compianto ministro Toninelli, che devo dire, insomma,
ci ha regalato grandi perle nel suo anno di ministero. Uno riguarda anche la sottoscritta, perché come sapete io sono prima firmataria di una proposta di legge per l'introduzione dell'obbligo dei dispositivi per impedire di dimenticare i bambini in auto, legge facile, approvata devo dire anche all'unanimità, sulla quale in un anno Toninelli non è stato in grado di fare il decreto attuativo. Poi è arrivata la De Micheli, ha fatto un decreto attuativo di cui non si è capito niente, adesso stanno correggendo anche quello, ma insomma speriamo che almeno si arrivi a Dama prima o poi. Toninelli in un anno non c'è riuscito, era troppo occupato a bloccare qualunque grande opera possibile e immaginabile. Adesso non c'è più Toninelli, ma ringraziando Dio c'è Fioramonti che pure ci regala delle grandi perle. Detto Fioramonti qualche settimana fa, no, io toglierei i crocifissi dalle aule delle scuole e metterei delle cartine del mondo con cenni di Costituzione, che non so bene cosa voglia dire. In ogni caso la cartina del mondo con cenni di Costituzione la possiamo mandare sempre a Di Maio, così magari scopre dove sta Matera e si rilegge l'articolo 1 della Costituzione, quello che dice che la sovranità appartiene al popolo. E potremmo, insomma, citare la manovra, e arrivo al dunque, poi, insomma, questa è una manovra tutta pagata in deficit, con nuove tasse e con finta lotta all'evasione fiscale che in realtà è vessazione di chi cerca di lavorare. Lo Stato che deve fare cassa e viene lì e ti tortura finché non riesce a tirare fuori questi soldi. Questa è la manovra economica. Tasse si stanno inventando la qualunque, le famose tasse etiche, che sono molto curiose, perché quando si dice metto la tassa sulla plastica perché così diminuisce la produzione di plastica, a occhio non funziona proprio così. A occhio funziona che se tu metti una tassa diciamo molto alta sulla produzione della plastica senza aver invece incentivato la riconversione e la produzione della plastica, ottieni semplicemente che l'aumento del costo di produzione della plastica si rivarrà sui consumatori di tutti i prodotti, per cui praticamente stai mettendo un'IVA nascosta. L'aumento, la prima proposta da come l'abbiamo letta era un euro al chilo, che è praticamente il costo della produzione della plastica, quindi era un incremento del 100% del costo della produzione della plastica, e quindi ovviamente quelli che producono plastica aumentano i prezzi dei prodotti ai loro clienti, i clienti aumentano i prezzi dei prodotti al dettaglio, e di fatto vi aumenta e ci aumenta il costo di buona parte dei prodotti che andiamo a comprare. IVA nascosta, e potremmo citarne molte altre delle tasse che stanno aumentando, ci sarà ovviamente modo di parlarne. L'ultima trovata del governo è che adesso ti possono pignorare il conto, i comuni ti possono pignorare il conto in banca se non sei in regola con il pagamento di alcuni tributi, per cui ti costringono a mettere i soldi in banca perché devi pagare con il POS, altra marchetta alle banche, perché quando arriva Renzi e la sinistra al governo ci fanno sempre le marchette alle banche, solo che prima avevamo i 5 Stelle di Battista e tutti quanti, oh le banche, adesso ci stanno anche loro a fare i favori alle banche, perché è un altro dei loro 6 milioni di tradimenti, per cui ti costringono a mettere i soldi in banca e poi ti pignorano i conti se ritengono che tu non sia in regola col pagamento dei tributi. C'è uno Stato sempre più grande fratello, sempre più, diciamo, sempre più uno Stato che fa quello che vuole con la vita dei cittadini, non è la mia idea di quello che lo Stato dovrebbe fare. E potremmo parlare a lungo, potremmo parlare dell'immigrazione, di come hanno cambiato idea da un giorno all'altro, prima volevano i porti chiusi, adesso vogliono i porti aperti. Di Maio e Bonafede hanno fatto il decreto rimpatri, ci hanno spiegato quali sono i paesi nei quali possiamo rimpatriare gli immigrati che arrivano da noi. Hanno selezionato 13 paesi in tutto il mondo su circa 200 paesi totali. Tra questi paesi c'è per esempio l'Ucraina, dove c'è la guerra, quindi è curioso che tu possa rimpatriare qualcuno dove c'è la guerra, e non ci sono ovviamente tutte le nazioni dalle quali arriva il grosso dell'immigrazione che sbarca in Italia. Non c'è la Nigeria, non c'è il Pakistan, non ci sono queste nazioni qui. Per cui secondo Di Maio e Bonafede noi dovremmo rimpatriare le badanti ucraine e tenerci i mafiosi nigeriani. Le cose del Movimento 5 Stelle. Allora, vedete, il Movimento 5 Stelle è un po' in difficoltà. Che fanno loro quando sono così in difficoltà, in particolare per il fatto della 30, che veramente è una pietra tombale su qualunque proprio credibilità, qualunque tema legato alla lotta ai privilegi, su qualunque, diciamo così, diversità del Movimento 5 Stelle rispetto alla classe politica che contestavano? Loro che fanno? Loro se la prendono con noi. Passano le giornate, loro stanno passando le giornate a parlare di me
in particolare di me e di loro, e di noi, chiedo scusa, di me, di noi, perché? Perché noi siamo quello che volevano essere loro. Loro siamo quello che loro non sono riusciti ad essere. Sono settimane, mesi che mettono in giro alcune bufale proprio sul nostro conto, sul mio conto, tipo quella per cui io sarei contemporaneamente parlamentare italiano, parlamentare europeo, come se non sapessero che non si può perché la legge italiana non lo consente, quindi io non sono parlamentare europeo, sono parlamentare nazionale e sono consigliere comunale a Roma, incarico per il quale non percepisco giustamente il gettone di presenza, perché chiaramente mi sono presa un impegno verso i romani. Allora poi adesso ogni tanto ritirano fuori questa cosa che io non sarei abbastanza presente in Parlamento. Ora io vi parlo dal Parlamento italiano. È mercoledì pomeriggio, sono le 7, non sono neanche le 8 di sera e in Parlamento non c'è nessuno. Non c'è nessuno il lunedì, non c'è nessuno i venerdì, non c'è nessuno, quasi nessuno il giovedì pomeriggio. Sapete perché? Perché non si vota. E sapete perché lo so? Perché io sono spesso in Parlamento il lunedì, sono spesso in Parlamento il venerdì, sono in Parlamento adesso, sono in Parlamento, diciamo, indipendentemente dalle volte nelle quali mi reco in aula a votare. Perché io penso che il ruolo di un parlamentare non sia semplicemente stare a schiacciare un bottone, penso che il ruolo di un parlamentare sia fare proposte, lavorare, confrontarsi, studiare per provare a cambiare le cose. Tant'è che la sottoscritta è il terzo parlamentare più produttivo, il terzo deputato, chiedo scusa, più produttivo di questa legislatura. Il gruppo di Fratelli d'Italia, i 50 parlamentari di Fratelli d'Italia tra Camera e Senato, sono molto, ma molto, credo, 4 volte più produttivi di quelli del Movimento 5 Stelle, cioè noi siamo quelli che fanno gli emendamenti, siamo quelli che fanno le proposte di legge, siamo quelli che fanno le proposte di mozione, siamo quelli che in Parlamento portano i provvedimenti che qualcuno vota, pensando che schiacciare un bottone debba essere il suo ruolo, senza sapere esattamente cosa sta votando. Perché se per esempio avessero votato i nostri emendamenti quando abbiamo chiesto di non dare il reddito di cittadinanza a chi aveva una sentenza di condanna passata in giudicato, perché non era giusto che con i soldi raccolti con la gente che lavora onestamente si pagasse il reddito di cittadinanza agli ex brigatisti rossi, se avessero letto quello che stavano votando probabilmente l'avrebbero votato anche questi moralizzatori del Movimento 5 Stelle, che invece pensano che li pagano profumatamente per stare lì a schiacciare un bottone e che vengono solo quando li pagano per schiacciare il bottone, perché la ragione per la quale oggi voi non trovate nessuno in Parlamento è che siccome non si vota non ti corrispondono il gettone di presenza, avete capito? Questi moralizzatori dei 5 Stelle vengono in Parlamento solamente quando li pagano per stare in Parlamento, perché quando si vota, se tu non partecipi almeno al 30% delle votazioni, ti tolgono un pezzo di stipendio, ma gli altri giorni non te lo tolgono il pezzo dello stipendio se non ci sono i voti, quindi loro vengono solo quando li pagano per stare qui. Io no, io ci vengo anche quando non mi pagano, tant'è che sto qui e non si sta votando. Magari non voto, spesso non voto perché purtroppo con questi qui non è che sia particolarmente utile, il mio voto è un voto d'opposizione, quindi non fa la differenza, ma rimane che il ruolo del parlamentare è un po' un'altra cosa, è un tantino un'altra cosa. In ogni caso, proprio perché penso che il tema della presenza sia un tema importante, penso che adesso ripresento la proposta che Fratelli d'Italia aveva già presentato per introdurre per i parlamentari il cartellino da timbrare 5 giorni a settimana, come accade per tutti i comuni mortali. Così vediamo chi è presente e chi è assente in Parlamento. Così vediamo se questi signori che vengono in Parlamento solamente quando li pagano per farlo si degnano a venire anche gli altri giorni a concludere qualcosa, visto che neanche leggono gli emendamenti che votano e visto che purtroppo non appare che non abbiano tempo o idee o proposte da presentare a questo Parlamento. Il Movimento 5 Stelle è uno dei gruppi meno, prolifici, che fanno meno proposte del Parlamento italiano, e anche questo mi pare un tema estremamente interessante. E proprio per questo vi dico che domani Fratelli d'Italia alle 10.30 al Senato, perché noi insomma alla fine ci piace occuparci in ogni caso delle questioni serie, domani mattina saremo al Senato alle 10.30 a presentare gli emendamenti che abbiamo depositato in Senato sulla manovra finanziaria. Sono oltre 500 emendamenti, ci sono proposte su tutto, che chiaramente poi magari facciamo una diretta specifica su questo domani dopo che l'abbiamo presentato, perché ci stiamo ancora chiaramente lavorando, stiamo lavorando alla conferenza stampa in queste ore.
Domani chiaramente faremo un'altra diretta, magari entro il fine settimana. Certo non ve li racconto tutti e 500, credo 23 perché ci staremo ore, però vi racconto a grandi linee qual è la nostra idea di manovra economica e quali sono le nostre proposte più qualificanti e poi racconteremo di nuovo queste proposte con una serie di attori della società, del mondo della produzione, delle imprese, le partite IVA, pensionati, madri, insomma tutte le figure simbolo per le quali ci stiamo battendo contro la manovra del governo rosso, come rosso-giallo, il 1° dicembre in una manifestazione molto bella che si svolgerà a Bologna, dove appunto racconteremo la nostra idea di futuro dell'Italia, la nostra contromanovra, le nostre proposte principali. Ecco, continuiamo a lavorare per fare proposte, per provare a cambiare le cose, per provare a essere concreti per gli italiani, per provare a dare risposta, mentre questi passano la loro giornata a inventarsi bufale sugli avversari perché? Perché pensano che il principio sia se non puoi essere presentabile tu, cerca di rendere il tuo avversario più impresentabile di te. Vi comunico, cari amici 5 Stelle, che non è possibile essere meno presentabili.